Benvenuti ad una nuova edizione su tg10.it. Queste le notizie di oggi. Venerdì 11 dicembre prossimo alle 18 il vescovo della diocesi di Piazza Elmerina, Monsignor Rosario Gisana, sarà in visita ufficiale alla Casa del Volontariato di Gela e terrà una relazione dal titolo La valenza sociale e politica della misericordia. Quale volontariato per il bene comune? L'incontro è aperto a tutti i volontari impegnati in gruppi, movimenti e associazioni e cittadini che vogliono aprirsi all'esperienza del volontariato. L'ora del codice, che mira ad una educazione informatica, sbarca al Museo Archeologico di Gela. L'appuntamento è previsto per domenica 13 dicembre alle 9.30. L'evento gratuito, che negli anni passati si è svolto nelle scuole con ampia partecipazione di studenti, è stato organizzato da Coder Dojo Gela e da Google Developer Group Gela. I partecipanti di ogni età saranno coinvolti nello scoprire la storia del nostro territorio, prima visitando il museo e poi riportando nel mondo virtuale dei videogiochi quanto appena appreso. Venerdì 11 dicembre alle 11.30 presso l'Aula Magna del Liceo delle Scienze Umane Dante Alighieri, ex magistrale di Via Europa Gela, il Lions Club del Golfo di Gela, presieduto da Eugenio Piazza, presenterà agli studenti il progetto Martina Parliamo con i Giovani dei Tumori. Il progetto, che coinvolge ogni anno circa 150.000 studenti italiani, ha come obiettivo quello di portare a conoscenza dei giovani che oggi è possibile evitare molti tumori ed aumentare la probabilità di guarigione con la conoscenza e l'applicazione di semplici accorgimenti. Relazionerà Giuseppe Di Martino, chirurgo senologo, assieme a Salvatore Migliore, componente della commissione distrettuale del progetto Martina. Alla fine dei lavori, cui parteciperà pure il presidente della 8ª circoscrizione Lions, Massimo Giordano, gli studenti saranno chiamati ad effettuare un test che permetterà di valutare l'efficacia del service. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure sul nostro portale www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.